Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia Racing. In questo video abbiamo chiesto ai corridori professionisti se hanno mai disobbedito al proprio direttore sportivo. Questa è la miraglia. Dov'è il gatto? Sì e no. Di solito si tira via la radio per non sentire. No, mai. Mai, proprio mai. Purtroppo mai. Vabbè, quando vedi che c'ho la radio staccata. Tutte quelle volte. Quindi se guardi spesso. No. Domanda di riserva. DJPT. Che il tuo DS ti ha mai detto qualcosa e tu non l'hai fatta? Chi? Direttore sportivo. Ah. Ti hai detto Peter fai così e tu non l'hai fatto. Sì, tante volte. Sempre. Sì, quando sono stanco. Una volta mi hanno detto di fare una cono piano, ma l'ho fatta a blocco e poi l'ho vinta. Hai voglia, già tutte le volte. Tour de California, stavo abbastanza bene. E c'era una salita che finiva a 30 km all'arrivo, poi era tutta discesa fino all'arrivo. E Cav si è staccato. E io sono rimasto davanti, sì. E il DS mi ha detto di fermarmi, ho detto col c***o. E lì ne è scaturita una discussione alquanto accesa. Però poi devo dire che questo episodio ci ha legato anche di più con il direttore. Non hai fatto finta che la radio non funzionasse? No, perché ce l'avevo di fianco. Quindi anche se la radio non funzionava. Sempre, esatto. Ma proprio sempre. Cioè fate finta che la radio non funzioni. Sì. Classico. Sì. Qualche volta, dai. Ogni tanto sì. Assolutamente sì. Certo. È costante. Non vedi? È già staccata la partenza, quindi. Mai. Che cura? Sicura, 100%, ma ancora ci sono dei giorni. Tipo ti dice cavolo ne so di fare tirare quando non serve a niente e tu dici guarda no. Ma, però sempre onesto, ho sempre detto no, cioè non è che lo faccio da serpentino. No, proprio dici no, lascia stare. Sì. Ti ricordi anche quando? A volte capita. Non ho ricordi. Penso di sì, ma raramente. Ma che ci pensa no? Non si può dire. Sì. Magari non lo sanno, quindi meglio non dirlo. Comunque sì. Qualche volta sì, quando ci senti un po'... Quando hai un'idea in testa e non è condivisa, ecco, però tu vuoi fare di testa tua e... Ho disobbedito, ecco, però è sempre andato nel migliore dei modi. Ogni tanto. Si cerca di ascoltarlo, però ogni tanto capita.